Benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di Vibonati. Siamo alla seconda giornata del campionato di seconda categoria Girone N. Di fronte le compagini del Vibovilla New Stars contro l'OSD Nuova San Vito Sapri Golfo di Policastro. Tantissime. Bello spettacolo pirotecnico adesso dei sostenitori della squadra del Vibovilla New Stars, due paesi che sono a confine, tantissimi ricordi nel passato anche per questa gara. Andiamo subito alla lettura delle formazioni. Il Vibovilla New Stars entra in campo con Linardi Junior, Gervasio Stefano, Ferrigno Gerardo, Bianco Claudio, Orlando Vincenzo, Senatore Gianluigi, Caputo Francesco, Scarpitta Riccardo, Curto Giantonio, Scianquetta Luigi, Fusi Francesco. In panchina a disposizione di mister Carlo Caputo ci sono Travessa Leonardo, Rizzuti Antonio, Basiletti Daniele, Iannuzzi Francesco, Di Lascio Antonio, Morabito Michele e Milione Antonello. Dall'altra parte la compagine della SD Nuova San Vito Sapri in maglia gialla, mentre Vibovilla in maglia blu con De Franco Antonio, Caggiano Domenico, Scarpitta Paolo, Amiranda Michele, Fittipaldi Francesco, Lione Lazzaro, Colella Salvatore, Gervase Cristian, Panzuti Bisanti, Agostino De Angelis Alessandro. Partiti, inizia la gara tra la compagine della del Vibovilla New Stars e ASD San Vito Sapri. Ripeto, De Angelis Alessandro, Fedullo Vincenzo. A disposizione di mister Antonio Scarpitta ci sono Carlucci Luigi, Ciuffo Michele, Crusco Armando, Sainato Pietro, Quindieri Giovanni, Quintemi Antonino e Venezian Angelo. A dirigere la gara è il signor Donato Di Lecce della sezione di Sala Consilina. De Angelis prolunga la traiettoria per un compagno che è l'attaccante Panzuti e deve intervenire benissimo il portiere Linardi con un colpo di rene e mandare la sfera in calcio d'angolo. Inizia così la gara dal primo secondo. Abbiamo visto si è partiti subito con la squadra del ASD Nuova San Vito Sapri in attacco. Adesso c'è un giocatore del Vibovilla a terra. Giuseppe, una partita importantissima ai fini del territorio, quindi una bellissima gara. Beh, certo, qui siamo in un derby. È chiaro che adesso bisogna prima studiarsi come fanno le grandi squadre. Qua stiamo parlando di due grandi squadre, la Nuova San Vito Sapri e la Vibovilla, che hanno, diciamo, la pretesa di raggiungere subito la vetta della classifica. Ed ecco che alla battuta va Cristian Gerbase, che chiama lo schema, anzi a Miranda, di testa la prolunga Caggiano, va sul pallone il compagno Colella che rimette in mezzo, però a questo punto a Miranda era in fuorigioco. Si parte, come diceva giustamente Giuseppe, una partita importantissima, quelle tra due squadre che vogliono giocarsi uno spigolo di questo bellissimo campionato. Adesso è Agostino Bisanti che prova la sortita in attacco, però sono bravi anche quelli del Vibovilla con Caputo che prova a far ripartire i propri compagni. Dall'altra parte vediamo Lione, lo scambio con Scarpitta e il fallo su Scarpitta, quindi palla a terra. Vediamo l'intervento, l'arbitro, il signor Donato Di Lecce, va a richiamare l'autore del fallo che subito ha chiesto scusa all'avversario. Adesso è Lione che dà la palla a Fittipaldi, Fittipaldi per Colella, da Colella da Miranda, Miranda in mezzo a due avversari, alla meglio la compagine del Vibovilla, poi costretto Lione a rimediare alla meglio e mandare la sfera in fallo laterale. La ripartenza con Senatore che è pronto a rimpostare, Fedullo recupera il pallone, poi Colella la dà a Gerbase, Gerbase pronto, Gerbase sulla fascia e c'è il fallo di Bianco che interviene su Gerbase, quindi calcio di punizione per la compagine della SD Nuova San Vito Sapri.
si parte con questo calcio di punizione, come al solito sulle palle da fermo va a Miranda, è una posizione invitante, vediamo tutti i lunghi della squadra del San Vito Sapri in attacco, sono rimasti indietro Scarpitta che è velocissimo accanto a Fusi e Lione. Vediamo il direttore di gara Donato Di Lecce che rettifica la posizione della barriera, due uomini in barriera per l'estremo difensore Linardi, Amiranda pronto alla battuta, palla in mezzo di Amiranda, di testa, in due vanno a saltare i giocatori del Vibovilla e poi quando c'è l'intervento di Fittipaldi la sfera è già uscita. Peccato, una bellissima occasione per la squadra del Vibovilla. La prima occasione dell'SD San Vito. Niente, stavo dicendo, la prima occasione per la nuova San Vito Sapri su calcio di punizione, quindi una palla da fermo, e adesso riattacca con Scarpitta, ti passo il microfono. Sì, adesso è De Angelis che dà Colella, Colella cerca lo spazio per il tiro, Claudio Bianco chiude benissimo, poi da quest'altra parte il pallone in mezzo da parte di Caggiano, Fedullo che però commette fallo, Fedullo sul compagno Gerbasi, sul compagno Scarpitta, quindi Scarpitta Riccardo, calcio di punizione, ci stanno due Scarpitta, il numero 3 Scarpitta Paolo da una parte, il numero 8 Scarpitta Riccardo dall'altra. Adesso Amiranda che recupera il pallone, lo dà De Angelis, da De Angelis per Panzuti, Panzuti viene anticipato ottimamente da un avversario e da quest'altra parte prova a ripartire il Vibovilla New Stars, recupera Miranda in collaborazione con Scarpitta, poi Fittipaldi, giocano da brivido là in mezzo i giocatori di mister Scarpitta, poi la prolunga la traiettoria da parte di Fedullo per Panzuti, ancora Fedullo che va a recuperare il pallone, non ci riesce, ci ha provato e la sfera è finita direttamente in fallo laterale che si appresta a battere il giocatore Ferrigno, da Ferrigno per Scarpitta, il tocco di De Angelis a recuperare il pallone, poi Fedullo per Gerbase, quindi il pallone viene recuperato adesso da Colella che interviene ottimamente e anticipa un avversario prima del tocco, Ferrigno rimette in gioco, Caggiano recupera la sfera, poi ancora Colella che va via. C'è ancora un fallo su Colella, stavolta è di Ferrigno, quindi calcio di punizione a favore della squadra del ASD Nuova San Vito Sapri Golfo di Policastro. Quindi è Amiranda sul pallone, Amiranda che è pronto alla battuta, palla in mezzo di Amiranda per Bisanti, Panzuti viene anticipato ottimamente, poi Colella prova a superare il suo diretto avversario Caputo, prova a far ripartire la squadra del Vibovilla, Scarpitta a recuperare la sfera e c'è poi Scarpitta, Paolo a terra, il pallone finisce fuori. Una bella partita in fatto di intensità e tante occasioni. Bella partita, molto maschia, molto dura, è chiaro che i tre punti in palio sembrano 9 perché c'è il fatto che siamo a pochi chilometri da una città all'altra, è molto sentita questa partita, si vede anche dal numero di spettatori che abbiamo qui sugli spalti, si stanno incominciando a riempire quasi tutti gli spazi che abbiamo a disposizione, è chiaro che qua i tre punti secondo me se le vorrebbero portare a casa tutte e due le squadre, ma che vinca il migliore comunque. Sì, in effetti è così, adesso è senatore Gianluigi in possesso della sfera, Gianluigi proviene dal Policastro dove l'anno scorso ha vinto il campionato di terza categoria e prova a ripartire la squadra del Vibovilla, intervento di Amiranda ad anticipare, però perde il pallone, Bianco fa ripartire la propria squadra in collaborazione con Caputo, Caggiano mette una pezza su un intervento avversario, poi sono bravi quelli del Vibovilla nelle giocate strette, c'è il fallo di Gerbase, quindi fallo di Gerbase che quest'oggi gioca a fianco ad Amiranda a centrocampo, gli esterni sono De Angelis e Colella, dall'altra parte un centrocampo diretto magistralmente finora da Claudio Bianco che vediamo sul pallone insieme a Fusi,
vediamo tutti e due in possesso di un discreto tiro e da quella posizione possono far male. Claudio Bianco, proveniente dal Sassano, capitano del Sassano dove ha vinto il campionato di prima categoria, e Fusi che parte sul pallone, la respinta della barriera, Scarpitta prova ad anticipare il diretto avversario, vediamo Scarpitta che dà Fedullo per il compagno Gerbase che apre ancora per Fedullo, il pallone però viene recuperato dai giocatori del Vibovilla e la ripartenza adesso di Bianco che cede la sfera all'indietro al proprio compagno senatore, poi la ripartenza ancora di Gerbase, di Scarpitta, e c'è una posizione irregolare ravvisata dal direttore di gara da parte di Curto. Adesso la ripartenza a Miranda verso il compagno, adesso è Fedullo che prova, vediamo il tocco di Amiranda per Panzuti ha reclamato con il direttore di gara che subito si è fatto sentire, il signor Donato Di Lecce della sezione di Sala Consilina. Si gioca in velocità, una bellissima partita. Certamente abbiamo più volte rimarcato il fatto che questo non è un campionato di seconda categoria, i giocatori in campo sono di tutt'altro spessore. Adesso è Fedullo che è bravissimo ad anticipare senatore, entra in possesso della sfera, ancora Fedullo che prova a ripartire, adesso c'è il fallo laterale, è lo stesso Fedullo che prova a battere, lascia l'incarico a Caggiano, da Caggiano per Gerbase viene anticipato da Ferrigno per Fusi che prova la ripartenza davanti a sé Fittipaldi, arriva anche Caputo, vediamo che prova a sfondare da quest'altra parte dove c'è Curto viene anticipato ottimamente da Fedullo De Angelis con Scarpitta adesso in possesso del pallone, Scarpitta che si invola sulla fascia, cerca qualche compagno libero, lo trova in Fedullo che è marcato ottimamente da Orlando Vincenzo, e la ripartenza da parte del Vibovilla con Curto elegante, il palleggio da parte di Curto, il pallone però viene recuperato da Colella, poi c'è l'intervento da parte di Fusi e c'è l'ammonizione per Fusi, primo giocatore ammonito è Fusi del Vibovilla. L'avevamo detto un po' di minuti fa, qui nessuno vuole mollare un metro di 120 a disposizione, la partita si incomincia a inasprire leggermente, ma credo che sia sostanzialmente corretta. Come dicevi tu Nicola, si vede che le due categorie qua non si parla di una seconda ma una prima, forse anche maggiore, e sento l'esigenza di due guardialini che fanno di professione i guardialini, perché abbiamo visto due fuorigiochi secondo me che non c'erano, proprio perché la tecnicità delle due squadre sono a livelli molto alti e questo comporta che il signor arbitro purtroppo deve fare un triplo lavoro che delle volte lo porta a sbagliare, ma lo fa in buona fede secondo me, non c'è malizia. Sì, abbiamo visto che più volte è rimarcato la bravura dei direttori di gara anche in queste categorie, però Di Lecce è un arbitro quotato di categoria superiore che è stato scelto apposta per questa gara. Vediamo la compagine dell'ASD San Vito Sapri che è pronta alla battuta del fallo laterale, vediamo che succede, adesso è Scarpitta che dovrà restituire la sfera sicuramente agli avversari, da Curto per Scarpitta, è un altro gesto di fair play importantissimo, adesso si riparte con Amiranda, da Miranda a Scarpitta che lancia verso Fedullo, da Fedullo per il compagno Gerbase, non si conclude questa azione, è Caputo che elegantemente stoppa il pallone, adesso lo tocca all'indietro per Ferrigno apre da quest'altra parte per Scianguetta, da Scianguetta a Miranda, recupera il pallone Fedullo che chiama Agostino Panzuti, il tiro di Panzuti e il pallone che sfiora il palo.
che segniamo la seconda azione congeniata bene dai centrocampisti della nuova San Vito Sapri, una palla bella che poteva essere indirizzata forse meglio verso la rete del portiere, ma comunque il gioco si comincia a aprire e stiamo vedendo una bella partita qui sugli spalti del Valentino Mazzola di Vibonati. Adesso ancora Panzuti che prova la sortita. offensiva, niente da fare, la sfera è in possesso della squadra del Vibo Villa, un fallo di Panzuti ravvisato dal direttore di gara, Ferrigno alla battuta, lunga verso Fusi, Fittipaldi di testa, ancora Miranda che riesce a superare il suo diretto avversario, poi ancora il tocco per Panzuti, da quest'ultimo per Colella, adesso è Fedullo, Fedullo che prova il tiro, il gran tiro di Fedullo e il pallone che sfiora la traversa. Concentratissimi tutte e due le squadre, giocano la partita in modo elegante, le ripartenze da parte della compagine in maglia blu del Vibo Villa New Stars, però ottimo anche questi primi 15 minuti per la squadra di Mister Scarpetta. Adesso c'è un fallo di Fittipaldi e c'è l'ammonizione per Fittipaldi, quindi Fittipaldi è il secondo giocatore ammonito. Fittipaldi che è arrivato sbilengo sul pallone e il direttore di gara ha messo a parità anche quest'altra cosa. Adesso sono 1-1 gli ammoniti, Fusi Francesco da una parte e Fittipaldi Francesco dall'altra. Adesso vediamo questa punizione, comunque stanno giocando bene. Io ai punti per i primi 15 minuti metterei tre belle azioni della nuova San Vito Sapri e una bella azione della Vibo Villa. Adesso abbiamo un'altra punizione sulla tre quarti dove il Claudio Bianco sta per batterlo. Adesso è la battuta Bianco che sfiora la traversa. Claudio Bianco che è uno specialista dei calci di punizione, applauditissimo da tanta gente qui sugli spalti, sono venuti anche dai paesi vicini. E il Valentino Mazzola non vedeva tante persone da parecchio tempo, quindi è bello vedere anche gli spalti pieni di questo campo che ha tanti ricordi anche nel trascorso, nel passato di qualche anno fa. Adesso è Fedullo in possesso della sfera, Fedullo il lancio dall'altra parte verso Colella, fa buona guardia protetto dal compagno Ferrigno, arriva il portiere. Adesso c'è ancora Caputo che prova la ripartenza, Caputo che prova a far ripartire la propria squadra, e Fusi adesso che tocca all'indietro ancora per Ferrigno, da Ferrigno per Bianco, Bianco per ancora Ferrigno, però Ferrigno è costretto ad arretrare, il tocco di Ferrigno per Gervasio, Stefano, poi Fedullo, Fedullo in possesso del pallone per Gervase, il pallone che scende, Gervase, quindi l'arbitro che lascia continuare, volevano il fallo i giocatori della SD Nuova San Vito Sapri, ancora questo pallone in mezzo, Lione la respinta, poi ancora De Angelis elegantemente tocca per Scarpitta, da Scarpitta per Amiranda, Amiranda il lancio in avanti verso Fedullo, da Fedullo per Scarpitta, ancora si riparte da quest'altra parte, Paolo Scarpitta, De Angelis, Scarpitta Paolo che entra in area ed è il pallone è toccato dall'ultimo, è proprio da Paolo Scarpitta e la sfera finisce direttamente tra le braccia del portiere Linardi. Il rilancio di Linardi per Curto di testa, prolunga la traiettoria verso Fusi, è bravo Lione ad anticipare l'attaccante del Vibo Villa, poi ancora Fedullo che entra in contatto con Senatore, ancora la ripartenza a centrocampo Gervase, alla peggio sugli avversari, la ripartenza adesso del Vibo Villa, poi il pallone che Curto non riesce a mantenere in campo, il tocco di Scarpitta per Amiranda, Amiranda chiama in azione Bisanti, poi il fallo forse è stato proprio di Bisanti e l'arbitro lascia continuare, Bisanti Panzuti si resta a terra, poi c'è un fallo da parte del giocatore Scianguetta, un fallo apposta per recuperare la posizione da parte del centrocampista del Vibo Villa.
su Amiranda, Amiranda che è pronto con il pallone, Amiranda che è il regista, il faro della squadra della SD Nuova San Vito Sapri. Amiranda, è bello vedere anche questo duello tra Amiranda e Bianco, due giocatori di categoria superiore che hanno optato per giocare le squadre del territorio, le squadre che ritengono più vicine a loro. Adesso è Ferrigno che prova la ripartenza, Ferrigno per Curto, Curto che è venuto da quest'altra parte per giocare la palla, ancora Curto per Fusi, il tiro di Fusi e il pallone che finisce fuori. Però belle azioni, Giuseppe, bella partita. Belle azioni, bella partita, come dici giustamente tu, siamo qui a Vibonati, la temperatura è ottima, è buona, anche la partita veramente ci sta facendo divertire in questi primi 20-25 minuti di gioco. È chiaro che la posta in palio è altissima, c'è poco da dire, e si vede dalle azioni, dai comportamenti, dai tackle e da tutto ciò che porta una partita di calcio. Adesso è Panzuti che prova il tiro da fuori e la sfera che sfiora il palo. Panzuti, ex Montesano 2006, Panzuti che ha provato nelle gare precedenti il Vibo Villa New Stars, è uscito sconfitto nella gara d'esordio contro il Buonabitacolo, un'altra compagine importantissima che punta alla vittoria finale, mentre la squadra della SD Nuova San Vito Sapri ha vinto 2-1 su una compagine del Sant'Arsenio che ha giocato un bellissimo calcio e che ha dimostrato che anche che il girone è molto livellato e che tutte quante le squadre possono puntare alla vittoria finale. Una bella partita anche quella, ma come sarà stata sicuramente una bellissima partita quella tra Buonabitacolo e Vibonati. Adesso ancora Fedullo che riceve il pallone di Colella di testa, il lancio di Fedullo, un assist per Panzuti, il bravissimo il portiere protetto da Gerbasio e il pallone finisce direttamente tra le braccia del portiere. Adesso Gerbasio ancora che prova a ripartire, Scianquetta viene anticipato ottimamente da Colella, Colella che si invola, il tocco per Panzuti, non ha la meglio, difettoso lo stop da parte di Panzuti e poi c'è il fallo di Amiranda che commette fallo su Scarpitta, quindi Scarpitta Riccardo. Era un fallo tattico come quello di Scianquetta qualche minuto fa per impedire agli avversari di ripartire. Adesso è il giocatore Ferrigno che mette in mezzo un pericolosissimo pallone, Caputo bravissimo nel recuperare la sfera, poi prova il tiro Francesco Caputo, autore del gol che l'anno scorso decise la gara a Sapri, quindi ancora la ripartenza, Scianquetta recupera la sfera, il tocco in mezzo per Fusi che prova un stop al volo, poi la ripartenza ancora e c'è questo calcio di punizione che Fusi ha voluto a tutti i costi e c'è riuscito. Fusi e Bianco da quella posizione, ripeto ancora una volta, possono far male, ma c'è un giocatore a terra, c'è un giocatore a terra del Vibo Villa New Stars, si tratta molto probabilmente di Gianluigi Senatore. Una bella partita senza un attimo di tregua, Giuseppe. Bella partita, ci stiamo veramente divertendo qui dagli spalti. Io ne sto vedendo un'altra di partita dentro la partita, cioè quella tra i due numeri 4, Mirante Michele e Claudio Bianco. Sono due veramente giocatori di altra categoria, è vero, lo dicevi tu pochi minuti fa, sono i padroni del centrocampo sia da una parte sia dall'altra. Può darsi che forse loro faranno spostare l'ago della bilancia verso la propria squadra, chi dei due sarà più bravo e più intelligente nel proprio gioco secondo me farà in modo che altrimenti la partita sarà un pareggio che io onestamente non voglio augurare né a una compagine né all'altra, perché oggi è una bellissima giornata con tantissima gente e sembra quasi una giornata di festa. Ti passo il microfono. Sì, adesso Fusi sul pallone, ma Bianco lì e anche Scianquetta ha un trascorso calcistico importante. Vediamo Fusi, il tiro e De Franco si fa trovare pronto. Antonio De Franco, classe 84, anche lui proveniente dal Policastro come Senatore e anche lui per l'anno scorso una vittoria di campionato per quanto riguarda la terza categoria. De Franco un portiere esperto. Adesso c'è Scianquetta che
recupera la sfera, il tocco per il compagno Ferrigno, da Ferrigno un bellissimo pallone per Curto. Curto non riesce però ad arrivare in tempo per mantenerlo in campo, e Caggiano che tocca per Fittipaldi, da Fittipaldi per Lione. Lione guarda la posizione dei compagni e poi opta per un lancio lungo. Fedullo riceve il pallone da Panzuti, il tocco di Panzuti e il pallone che finisce direttamente a Fedullo, ma secondo il direttore di gara Donato Di Lecce della sezione di sala consigli era in fuorigioco, era posizionato bene il direttore di gara, quindi non è d'accordo tanto Panzuti per questo pallone, però un bellissimo tocco da parte di Panzuti per il compagno che, se non era in fuorigioco, andava dritto verso la porta di Linardi. Adesso è Franco Fusi che perde il pallone, Colella lo arpiona, lo recupera, lo dà a Panzuti, uscita del portiere, Panzuti, porta libera! Ha davanti a sé un avversario, tocca in mezzo, ma sono bravi Senatore e l'altro a recuperare il pallone, Gervasio e Senatore. E si parte da quest'altra parte con Fittipaldi. Fittipaldi per Lione, Lione al rilancio in avanti, ancora Lione leggermente in difficoltà, però Scianguetta è bravissimo nel mantenere il possesso del pallone. Adesso è ancora il giocatore Ferrigno a lanciare in avanti. Da quest'altra parte recupera la sfera Scarpitta, poi Caputo che manda in fallo laterale. Una bella partita, una partita intensa, piena di occasioni. Adesso è Miranda che porta palla, lancia verso il compagno Fedullo, poi De Angelis. De Angelis che mette a terra questo pallone, prova l'azione solitaria De Angelis, il tocco di De Angelis e il pallone che finisce fuori. De Angelis che ha avuto paura quasi di provare il tiro, Giuseppe. Sì, ha avuto quasi paura di tirare in porta, però io l'ho visto già, questa è la terza volta che lo vedo, questo De Angelis. È diciamo un giocatore fino, sa toccare bene la palla, sa superare bene il proprio avversario, è diciamo il classico numero 10 che a me piace molto vedere in mezzo a un campo. Lui ce l'ha queste cose, anche in questo momento lo vediamo che sta saltando due uomini. Sì, adesso è De Angelis, però deve fare i conti anche con Claudio Bianco che gli ha recuperato il pallone. Claudio Bianco è un giocatore che non si discute, è un giocatore che, come abbiamo detto sia io che Giuseppe Donnarumma, è un giocatore di categoria superiore. Adesso è Fedullo che riceve il pallone da Scarpitta, Fedullo finisce a terra, poi Scarpitta Riccardo che recupera il pallone, vediamo che mette in fallo laterale. Scarpitta Riccardo e Fedullo che è a terra, quindi una partita di intensità immensa, ed è giusto il pareggio fino adesso, Giuseppe. È giusto, anche se ai punti io darei qualche diciamo punto in più alla nuova Savito Sapri, giusto perché ho contato ben 4 occasioni da gol, però va bene, in questo momento c'è stato un giocatore che ha calpestato la mano del proprio rivale, ma comunque penso in cosa di niente. E adesso, come mi comunica Carmine Pecorelli, diamo la linea alla regia per i consigli della rete. Restate con noi, tra qualche minuto saremo ancora qua.